Buongiorno, ciao e sia las. Sei qui per imparare il tedesco? Vivi in Austria o hai il progetto di visitarla? Eccezionale! Quindi ti trovi proprio nel posto giusto. Come forse già saprai, in Austria i dialetti sono molto amati ed utilizzati quotidianamente. Il tedesco standard, cosiddetto Hochdeutsch, viene utilizzato maggiormente in situazioni lavorative, mentre in situazioni informali, quale tra amici e familiari, viene spesso utilizzato un gergo dialettale considerato quasi più amichevole. I nostri diversi dialetti vengono spesso diffusi anche in film e musica. Quindi se stai imparando il tedesco, perché non imparare qualche frase particolare in dialetto austriaco per sorprendere i tuoi amici quando meno se lo aspettano? Basta parlare. Andiamo! Na servus. Servus, da solo, è un modo colloquiale per salutare qualcuno in Austria. Abbinato a na, diventa un'espressione di sorpresa. Quindi se i tuoi amici austriaci ti dicono qualcosa di sorprendente e tu reagissi con na servus, saranno molto sorprese della tua conoscenza dialettale della loro amata lingua. Ciao, ich habe eine Julio Iglesias Platte. Na servus! Oeda! Per quanto riguarda l'est dell'Austria, questo potrebbe anche essere il Santo Graal degli austriacismi. Letteralmente significa vecchio, però questa è una parola super universale che puoi utilizzare in una vasta gamma di situazioni. Che oeda! Was is oeda? Hast oeda? Molti adolescenti la utilizzano talmente spesso che iniziano e finiscono praticamente tutte le loro frasi con oeda. E fa impazzire i loro genitori. Hast schon wieder der Zimmer nicht aufgeräumt? Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, Alter! Ich kann's nimmer mehr hören, der Deppert ist Alter! Alter! Schau mal, Moe. Devo insegnartelo, ma per favore non usalo mai. Questa deve essere la mia frase più odiata in lingua austria-tedesca. Ai miei tempi da single, schau mal, è quello che ottenevo circa il 95% delle volte quando chiedevo alle ragazze un appuntamento. Hey Max, vielleicht mal mit mir auf ein Café gehen oder so? Schau mal. Vielleicht. Il processo decisionale non è esattamente nostro forte. Ci piace mantenere le cose aperte. Non ho voglia di fare un cazzo. Ma non mi negherò l'opportunità di cambiare idea. Forse o no? Non lo so. Levant. Levant è molto associato al sapore viennese di dialetti austriaci. Può essere tradotto in cool, fico, fantastico o bello. Puoi combinarlo con oeda, Levant oeda, o ur, che significa molto. Ur Levant oeda. Foi. Il significato di questo è sono pienamente d'accordo con te. E la parola in realtà ha lo stesso significato di completo in inglese. Quindi puoi usarla come una sorta di conferma casuale. Österreichischer Dialekt ist voll lebend, oder? Voll. Allora, questo è tutto per la tua prima dose di idiomi austriaci. Spero che tu ti sia divertito. Grazie per guardare e siate un po' Levant. E premete il pulsante iscriviti e la campana di notifica. Sono Dave, la scimmia poliglotta, e prometto migliorare la mia pronuncia.